Buonasera e benvenuti alla diretta della finale promozione in A2, gara di andata, che verrà trasmessa dall'Arena Altero Felici di Roma Nord. Si affronteranno le squadre della Stella Azzurra Roma in tenuta bianca e la Thunder Basket Matelica Fabriano in tenuta azzurra. Tra meno di 8 minuti inizierà la partita, una partita che avrà luogo in due gare, come diversamente dalla semifinale che era stata giocata in gara unica. Avremo una gara di andata e sabato prossimo la gara di ritorno alle 20 dal Pala Carifac di Cerreto d'Esi. La voce che sentite è di Cristiano Sambuco. Il Palasport è pieno, sempre nei limiti consentiti dalla normativa anti-Covid. Le due squadre non si sono mai affrontate. Sarà quindi una prima assoluta. La Stella Azzurra Roma ha vinto il proprio raggruppamento, superando Roseto proprio negli ultimi incontri per una differenza negli scontri diretti. La Thunder invece è arrivata seconda nel girone rosso. Ed ha giocato lo spareggio di semifinale contro Fiorenzuola Valdarda a Bologna, Zola Predosa, l'altra settimana, vincendolo. Si è assicurata quindi l'accesso a questa finale. Ecco le ragazze della Thunder entrare in campo: Ornella Zito, Aurora Nociaro, Francesca Stronati, Sucaina Sbai. Cristel Tacru, Camilla Ardito, Benedetta Gramaccioni, Debora, Pepo Gonzalez, Asia Zamparini, Sofia Spirua, Alessia Franciolini e Gloria Offor. Ecco entrare in campo le ragazze della Stella Azzurra Roma. Si giocherà agli ordini degli arbitri Federica Servillo di Perugia e del Gaudio Arianna di Massa di Somma, provincia di Napoli.
clima nel Palasport della Stella Azzurra è caldo ma non infernale come è stata la partita precedente. È un caldo comunque tutto sommato accettabile per essere luglio, anche se non è sicuramente il clima ideale per far sport, ma purtroppo questa emergenza Covid ha prolungato i campionati ben oltre quelle che sono le date normali di termine, quindi il problema caldo accomuna a tutte le squadre. Mancano 2 minuti all'inizio della gara. Vediamo la caratteristica carica che si danno le ragazze Stellazzurra prima di ogni partita, molto bella da vedere. Oggi abbiamo una posizione non centrale della camera, una posizione che quindi privilegerà questo canestro, il canestro di sinistra, ma comunque anche l'altro canestro sarà comunque ben visibile visto l'ottima illuminazione dell'impianto. Abbiamo già più di 40 persone in diretta che salutiamo, tifosi della Thunder, ci saranno anche tifosi della Stella Azzurra, noi salutiamo tutti, salutiamo i tifosi che ci seguono dall'Argentina, familiari delle nostre due giocatrici argentine, Pepo Gonzalez e Sofia Spirua. Vediamo i quintetti base che entreranno in campo. Vi ricordiamo che la partita si giocherà senza overtime, quindi in caso di pareggio la partita terminerà a pari punti, e in quanto la squadra che sarà promossa in A2 sarà quella che avrà ottenuto più punti nella somma delle due partite. Come sempre interromperemo la diretta al termine del primo tempo e la riprenderemo all'inizio del secondo tempo, dopo l'intervallo. Allora, ecco, vediamo il quintetto base della Stella Azzurra, che è la numero 30 Barbacasse Teso, il centro della Stella Azzurra, la numero 11 Caterina Perotti, la play, la numero 18 Sara Giordano, la numero 33 Iliana Georgieva e la numero 7 la bomber della Stella Azzurra Lili Krasovec. Per la Thunder la numero 12 Benedetta Gramaccioni, la numero 11 Camilla Ardito, la numero 25 Alessia Franciolini, la numero 9 Cristel Tacru e la numero 13 Deborah Gonzalez. Pronti per il salto a 2. La partita sta per iniziare. Bene, possesso Thunder. Pepo entra a canestro e subisce fallo, benissimo, andrà subito ai liberi, due tiri liberi per Deborah Gonzalez. Grande Pepo!
non va il primo. Uno su due per lei. Ecco la play della Stella Azzurra. Caterina Perrotti, che è la regista della squadra. Ancora lei a palleggio, prova un'incursione, scarica all'esterno, prova il tiro dalla distanza. Sara Giordano, ma non va, recupera palla comunque la Stella Azzurra, sotto ancora Sara Giordano, ecco scarica fuori per Liri Krasovac che recupera, un rimbalzo, Alessia Fracciolini, subisce fallo, bellissimo rimbalzo per la nostra Alessia. Ecco Benedetta Cristel. Ha provato Pepo un'incursione, ma è stata ostacolata dalla difesa della Stella Azzurra. Passa sotto Iliana Gheorghieva, prova ancora rimbalzo della Fracciolini. Brava Alessia. Andiamo Cristel Tacruz. Pepo dalla distanza non va, il punteggio è fermo sull'1-0, le due squadre stanno prendendo le misure per iniziare a conoscersi sia nello stile di gioco. Eccolo un intercetto di Cristel Tacruz che va a segnare, due punti, inizia ad infiammarsi la partita. Sara Giordano viene pressata da Pepo Gonzalez, viene data la rimessa, c'è un cambio, esce la numero 30 Barbakas Keso, entra la polacca, la numero 12 Olivia Pecca, che va al tiro subito, non prende la mira efficacemente, la palla non tocca il canestro. A palleggio Benedetta Gramazzoni, prova dalla distanza Cristel Tacruz, non va, recupera il rimbalzo Camilla Ardito, di nuovo Benedetta Gramazzoni, Pepo dalla distanza, prova, ci gira, la palla è per un attimo persa ma viene recuperata da Benedetta, di nuovo Camilla, fallo su Pepo da parte della numero 11. La partita parte subito a ritmi elevatissimi come era da aspettarsi. Alessia, scarica per Camilla, mette due punti per Camilla Ardito, 5-0, lo score, dopo 3 minuti dall'inizio della gara, vede la Thunder avanti 5 punti e la Stella Azzurra ancora senza canestri, sotto canestro, realizza l'ungherese Lili Krasovec, realizza due punti e subisce fallo, andrà in lunetta. E ricordiamo che la numero 7, ripeto, l'ungherese Lili Krasovec è la bomber della Stella Azzurra, una media elevatissima di punti. ...16 punti a partita di media per lei. Benedetta Gramazzoni in veste di regista della squadra, della Thunder in questo momento. Pepo Gonzalez scarica fuori. Alessia Fracciolini prova, la bomba non va. 5-3 il punteggio. La numero 18, Sara Giordano,
due punti per lei, 5 pari. Ha provato un'incursione Deborah Gonzalez, recupera un bellissimo rimbalzo Camilla Ardito, di nuovo la Gonzalez, mette una bomba incredibile da 3. Ecco il tabellone, lo inquadriamo, 8-5 anche per chi ci segue dall'estero. 8-5, il punteggio e palla in mano alla Thunder. La rimessa di Pustelta Cruz. Alessia, Benedetta. Ecco Benedetta che prova dalla distanza, non va. Rimbalzo della Krasovac che poi passa alla numero 11. La Perrotti che prova anche a realizzare, ma anche in questa volta l'attacco dell'Azzurra non si concretizza. C'è un cambio nella panda, esce Camilla Ardito, entra Sofia Spirua, la nostra altra argentina. Vediamo, eccola la... È stato fischiato un fallo. Ecco che andranno in lunetta la numero 18, Sara Giordano. Per due tiri, non va il primo. E non va neanche il secondo, 0-2 per lei. Riparte Pistella Q, Pistella, Alessio Franciolini. Benedetta Gramazzoni. Prova dalla distanza, non va. Olivia Pecca ha preso il rimbalzo, sta palleggiando in questo momento. Faleda regista per questa azione d'attacco della Stella Azzurra. Prova ad entrare in solitaria. Realizza due punti, 8-7. Attenzione in difesa. Ecco, Sofi, per poco non entra questo tiro dalla distanza di Sofi. Ancora Olivia Pecca, la polacca. Questa volta non realizza. Palla termina fuori. C'è un cambio nella Thunder. Esce Benedetta ed entra Asia Zamparini. Olivia Pecca al palleggio, ecco la Perrotti, Caterina Perrotti, la regista della Stella Azzurra. Lili Krasovic ha portato di nuovo all'esterno, di nuovo la Perrotti che subisce fallo e andrà in lunette.
9-8 per la Stella Azzurra. Punteggio molto equilibrato. Asia Zamparini. Sofi prova un terzo tempo di incursione, non va. Riparte la Stella Azzurra. Intercetto da parte di Deborah Gonzalez su Olivia Pelca. Cristina, Cristel Tagru. Non va, palla nostra, palla Tando. Rimessa Tando. Cambio nella Stella Azzurra, esce la numero 18 Giordano, entra la numero 6 Camarda. Cristelle, sì, realizza due punti. 19 Tandor. Riparte la Stella Azzurra. Ecco Iliana Georgieva, la bulgara, passa a Lili Krasovec, l'ungherese, non realizza, rimbalzo Tandor, parte Pepo Gonzalez, parte Pepo, Sofi dalla distanza, rimbalzo. No. Due cambi per la Tanda, escono Cristel Tacru e Pepo Gonzalez, rientra Benedetta Ramazzoni ed entra Aurora Nociaro. Rimessa Stella Azzurra. 2 minuti e 30 al termine della gara. Recupera la Tanda, Sofi. Benedetta passa Sofi. Sofi, porta palla sotto, esce la palla. Ci sono due cambi per la Stella Azzurra. Entra in campo la numero 14 Lara Gianni, escono la 11 Perrotti e poi è entrata anche la, vediamo, la numero 4 Collovati e non so chi, sembrerebbe uscita, vabbè, allora, è qui sotto, Lili Krasovic, non realizza, Asia, non va, recupera l'imbalzo, la polacca della Stella Azzurra. Eccola, Olivia Pelka, passa per Lili Krasovec, prova da solo. È stato fischiato un fallo all'arbitro che ci sembra un po' forzato come fallo, un fischio un po' forzato, diciamo. Andrà in lunetta la Krasovec. Realizza, 12-10 Stella Azzurra. Riparte la Thunder, Asia Zamparini al palleggio. Prova, va sotto canestro, non va. Recupera ancora il rimbalzo Olivia Pecca, la 12 della Stella Azzurra. Un minuto al termine del primo quarto. Lili Krasovic. Recupera la palla la Thunder. E subisce anche fallo Benedetta. Da Bianca Camarda, il numero 6 della Stella Azzurra. Prova
eccola di nuovo, Benedetta. È stato fischiato fallo alla numero 14, Lara Gianni. Andrà in lunetta alla numero 12, Thunder, Benedetta Gramaccioni, per due tiri liberi. Sostituzione di nuovo, due sostituzioni. Escono la 7, Lili Krasovic, escono la 12, Olivia Pelka, ed entrano la numero 30, la georgiana Iliana Cheso Barbacazze e la numero 18 Sara Giordano. 12-11 il punteggio. C'è un attacco alla Stella Azzurra, non si è concretizzata, ma una serie di rimpalli la favorisce, di nuovo il possesso in attacco. Cheso Barbacazze, la georgiana, prova ma non realizza. Riparte Benedetta Gramaccioni, passa Aurora Nociara al palleggio. Aurora viene ostacolata fallosamente dalla numero 18 Sara Giordano. Avrà due tiri liberi. E basta voi. Uno su due per Aurora, secondo tiro per lei. Non va questo secondo tiro libero, la palla esce dal campo, rimessa a Stella Azzurra. Prova la Stella Azzurra a tirare dalla distanza, finisce il primo quarto in perfetta parità, 12-12. Ricordiamo ai 50 spettatori online in questo momento che in caso di parità la partita non andrà all'overtime. Ma conteranno i punti segnati da entrambe le squadre alla termine di entrambe le gare, sia quella di andata che quella di ritorno. Che vi ricordo si terrà sabato prossimo
a Cerreto Desio, al Palacarifa. Sabato 10 luglio alle 20 al Palacarifa. Vediamo che c'è un piccolo problema di fasciatura per Aurora Nocciaro, la stiamo risolvendo rapidamente, quindi vediamo di zoomare un attimo. Ecco. Ecco, siamo pronti a iniziare la telecronaca di questo secondo quarto. Riparte la Sdellazzurro con la numero 6, Bianca Camarda, che passa al numero 18, Sara Giordano. Sara Giordano, eccola, la bulgara, la numero 33, Iliana Gergieva. Realizza la Stella Azzurra, si porta in vantaggio, 14-12, a inizio secondo quarto. La Thunder, vediamo se riesce a trovare un po' il bandolo un po' di questo canestro che sembra un po' stregato. Grande recupero di Camilla Arbito che riesce a rimettere la palla in campo. Aurora Nocciaro passa a Asia Zamparini che prova il tiro, non va. Eccola. Recupera la palla la Stella Azzurra, la numero 10, ecco la numero 33, la Gheorgheva, perde palla ma mette fuori, non va questo tiro della 14, Lara Gianni. Ancora un fallo fischiato alla Thunder, andrà ai tiri liberi la georgiana, la Keso Barbacaz, centro della Stella Azzurra. Il primo non va, c'è una mancanza di precisione al tiro da entrambe le parti, 1-2 per lei, 15-12 il punteggio per la Stella Azzurra. Aurora Nocciaro carica all'esterno per Asia Zamparini, non va, recupera la numero 18, la Giordano, passa la Gheorgheva, sembra, allora, o si fischia sfondamento o si fischia blocco in movimento, se non si fischia nulla le cose non è che possono funzionare. Ecco, vediamo intanto in campo entrata per la Thunder Gloria Offor, ecco la Gheorgheva, la bulgara. Un secondo, intercetto da parte di Benedetta Gramazzoni. Benedetta, Aurora, prova da tre. Gloria, sotto ha provato a prendere l'imbalzo, l'ha sfuggito di mano il pallone. Riparte la Stella Azzurra. La Giordano, a ruolo di regista in questo momento. Ecco, sotto, la Lara Gianni, due punti per lei. Per la Thunder 15-14, il canestro di prima credo non fosse stato considerato regolare, quindi 15-14 il punteggio.
esce Gloria Offor, entra Sofia Spirua, esce Benedetta Gramaccioni, entra Pepo Gonzalez. Un quintetto che rimette in campo le due argentine della Thunder. Esce il pallone per il primo tiro libero della Giordano. Mette il secondo, 16-14. Deborah Gonzalez viene ostacolata. Oh! Beh. Siamo alle mani addosso. Non è stato fischiato fallo, però rimessa Tanda. Camilla Ardito riceve. Da sotto. Recupera palla. La stella azzurra. Da 18. Sara Giordano realizza. Time out chiamato con il punteggio di 18-14. Questo secondo quarto ha avuto un inizio più a favore della stella azzurra. Gli arbitri hanno delle visioni, diciamo, dei falli un pochino particolari, ecco, diciamo così. Adesso cerchiamo di... L'importante è che siano... Punteggio 18-14, 7 minuti e 13 secondi al termine del secondo quarto. Si riparte con una rimessa Thunder. Asia. Ancora palla a Tanda. Asia. Sotto per Camilla Ardito. Recupera il pallone Sofia Spirua. Asia Zamparini dalla distanza realizza una bomba che riporta le due squadre vicinissime, 18-17. Lili Krasovec dalla distanza non va. Aurora Nociaro al palleggio. Asia Zamparini. Sofi non va. C'era ancora la stella azzurra ad iniziare il gioco. Ecco, prova la Perrotti, non va, rimbalzo Thunder, Ardito, Gonzalez.
fallo, ecco, è stato fischiato questo fallo a Deborah Gonzalez, andrà ai liberi, vediamo. Non va il primo. Non va neanche il secondo. Siamo sul 18 a 17. Rimette in gioco la palla alla Stella Azzurra. La Perrotti. La regista che comincia l'azione d'attacco, intercetto di Deborah Gonzalez, è stato fischiato un antisportivo, alla Stella Azzurra. Deborah Gonzalez stava andando in solitaria a canestro, è stata ostacolata in maniera ritenuta antisportiva. Su due per lei e palla in mano Thunder, 19-18 Thunder. Asia, Camilla sotto, fallo su di lei, altri due tiri liberi per la Thunder, una difesa un po' troppo aggressiva da parte della Stella Azzurra che adesso gli arbitri sembra abbiano iniziato a vedere. Non va. Attacco la Stella Azzurra, la Perrotti prova un tiro in solitario, non va. Ha provato la Gonzalez a smarcare con un'apertura diagonale, ma la palla non è stata intercettata. Altro timeout chiamato sul 19-18 Thunder. Il punteggio è una partita equilibratissima, errori al tiro da entrambe le parti, troppa imprecisione al tiro, le difese funzionano, per carità, però al tiro entrambe le squadre si sono trovate veramente a sbagliare anche dei tiri liberi che in queste partite dovrebbero essere importantissimi, in quanto ogni punto qua vale oro. Non importa vincere o perdere, bisogna essere al termine di questa andata, essere con più punti segnati per poter andare al ritorno a Cerreto con la differenza canestri il più possibile a vantaggio per la Thunder.
quindi si riparte. Perrotti al palleggio, pecca al tiro dalla distanza, non va, rimessa Tanda. Gonzalez da regista in questo momento, chiama lo schema, entra Camilla, ardito, viene stoppata dalla Krasovic, palla ancora però recuperata dalla Tandor. Gonzalez dalla distanza prende il ferro, Collovati ha passato alla Krasovic, Krasovic non va, prende il ferro anche lei, recupera il rimbalzo la Collovati, ancora la Krasovic, batta destra, 20-19 Stella Azzurra. Aurora Nociaro, Sofi, mette un tiro dalla distanza, Sofi con una facilità incredibile, ha trovato il canestro questa volta, è il suo tiro. Perrotti, Krasovic, passi, entra Ornella, Zito, esce Camillo Ardito per la Tanda, escono anche Asia Zamparini ed entra Francesca Stranati. Ecco, primo pallone per Francesca Stranati, Deborah, Gonzalez, al palleggio. Trova, perde palla, recupera, la 12, Olivia Pecca. Perde palla anche la Stella Azzurra. Sostituzione, esce la numero 3 Panu, entra la numero 33 Georgieva, la bulgara. Ecco Pepo Gonzalez. Riparte lei. Aurora Nociaro, scarica fuori, Francesca Stronati, Deborah Gonzalez, va sotto, in appoggio, realizza! Olivia Pecca, sotto per la Georgieva che subisce fallo. Andrà in lunetta. Non va, primo tiro libero della Georgieva. Non va, recupera il rimbalzo, Sofia Spirua per Deborah Gonzalez. Riparte la Thunder, 0-2 per la Georgieva, ai liberi. Francesca Stronati dalla distanza, non va. Recupera, rimbalzo della Krasovic per la Georgieva, ancora la Krasovic, la numero 7, la Georgieva sotto, scarica fuori per la Collovati, ma è uno scarico fuori mira, no, non permette al recupero della palla alla Collovati, esce dal campo, rimessa Thunder, Francesca Stronati, Deborah Gonzalez. 2 minuti e 42 al termine del secondo quarto. Ancora Francesca sotto per Sofi. Viene toccata la palla dalla Krasovic e rimessa Tando. Sonati per Aurora Nociaro. Al palleggio, sotto per Pepo. Pepo ancora fuori per Ornella.
non va, purtroppo questo tiro è stato chiamato un fallo a Deborah Gonzalez. Su Olivia Petka in fase di ribattamento di fronte. Risultato e punteggio, siamo 20-24 per la Thunder. Situazione falli, 4 Thunder, 3 Stella Azzurra. Abbiamo due tiri liberi per la polacca, Olivia Petka. Non va il primo. Non va anche il secondo, ma recupera sempre lei. Rimbalzo, lo passa alla Krasovic. Il pallone sembra entrare, esce. Ancora rimessa Stella Azzurra. Intercetto di Pepo Gonzalez, incredibile, sotto a Sucaina, non va. Recupera la palla Stella Azzurra. Troppi errori, ragazze, su, dai. Bene, bene. Allora, gli errori fortunatamente sono da entrambe le parti, in attacco. C'è una difficoltà nel realizzare, veramente dovuta alla pressione che questa partita, questa finale, promozione, mette. C'è tanto in gioco, c'è tanto in gioco, e le ragazze quindi sentono la pressione in entrambe le squadre. Ora ci sarà rimessa Thunder sul punteggio di 24-20 Thunder. Intanto è entrata in campo, l'avete vista prima, Sucaina Svai, la numero 8. Fallo alla Perro, no, alla 6, non è, la numero 6, la Bianca Camarda. Fallo fischiato su Sucaina Svai. Pepo Gonzalez. Entra in area da sola. Ostacolata al tiro, ma la palla carambola fuori. Rimessa Tando. Salutiamo tutti i 70 spettatori della partita online, tifosi di entrambe le squadre, tifosi argentini che ci seguono. Ornella Zito. Ancora Pepo Gonzalez al palleggio. La difesa su di lei è un pressing molto intenso. Ornella Zito ha recuperato questo rimbalzo, prova ad andare a realizzare. Recupera palla Ornella Zito con la sua esperienza. E ancora palla Thunder. Rimessa di Deborah Gonzalez, Sucaina. Altro fallo, questa volta di Oliva Petka su Sucaina. Sucaina sbaglia, andrà ai tiri liberi. Realizza il primo, 25-20 il punteggio. L'importanza dei tiri liberi in questa finale sarà determinante. Sbaglia il secondo, 1-2 per lei. Riparte la Stella Azzurra con la Perrotti in regia.
ancora la Krasovic sotto, passa per la Georgieva che realizza due punti. ...25-22 Thunder, rimessa a Stella Azzurra. Prende la palla Bianca Camarda, la passa alla Pelca, ancora la Perrotti, ancora la Pelca. Eccola, Krasovic! Andrà al tiro a Krasovic che ha subito fallo. 25-24 il punteggio per la Thunder. 25 pari. Riparte la Thunder. Cicchino. Deborah prova a dare distanza, realizza tre punti importantissimi che portano la Thunder a più 3, 28-25. Olivia Pecca, Lili Krasovic, fallo subito dalla Krasovic, andrà in lunetta. Time out, in questo momento viene chiamato. Il caldo aumenta qua all'interno del palazzetto di Roma. Mancano pochi secondi al termine del secondo quarto. Ricordiamo che interromperemo la diretta per l'intervallo e ripartiremo dal terzo quarto con una nuova diretta, quindi attenzione alle notifiche tra una decina di minuti circa. Vediamo questi tiri liberi. Realizza il primo, la Krasovic. Parte la Gonzalez, ha provato allo scadere una bomba che non è entrata, però ci stava. Allora, finisce questo primo tempo, 28-26, andiamo all'intervallo, una partita equilibratissima, giocata su ritmi elevatissimi, il caldo condiziona la prestazione atletica delle ragazze, ma purtroppo non possiamo far nulla in questo momento, in quanto siamo fuori con oltre 35 gradi, per cui è normale che all'interno di questo palazzetto ci sia questa temperatura, ma ripeto, vale per entrambe le squadre, quindi
Benissimo, interrompiamo la diretta, ripartiamo fra una decina di minuti. A presto, un saluto.